L'universo policromo e multiforme della femminilità trova espressione perfetta negli autoritratti della giovane visual artist ungherese Flora Borsi. Eternal Feminine, Eternal Change, il concetto della femminilità nell'arte e nel design contemporaneo, è il tema della 13ª edizione della Florence Biennale, che torna alla Fortezza d'Abbasso dal 23 al 31 ottobre. Un evento da non perdere, presentato nella sede della Regione Toscana, un vero simposio di artisti contemporanei. 465 da tutto il mondo, ha ricordato il presidente della regione Eugenio Giani. Io definisco la Biennale un meeting, perché in quegli 8 giorni, dall'inaugurazione del 23 di ottobre alla chiusura il 31, è un'occasione nella quale gli artisti si incontrano, dialogano fra di loro, vivono quel tipico confronto che una volta magari animava i macchiaioli al Caffè Michelangelo o le discussioni dei futuristi alle Giubbe Rosse, ovvero vivono fra di sé quello che è in qualche modo il confronto che la contemporaneità, le nuove tendenze dell'arte riescono a esprimere. Prestigiosi anche i premi internazionali alla carriera che verranno attribuiti dalla Florence Biennale a Vivienne Westwood, Michelangelo Pistoletto e Oliviero Toscani. E dopo questo periodo difficile che ha attraversato il mondo della cultura, essere riusciti a fare una manifestazione di questo tipo con questi personaggi importanti è veramente qualcosa di incredibile per noi. Abbiamo Vivienne Westwood come ospite d'onore e premio alla carriera e avremo Michelangelo Pistoletto, artista di fama internazionale, italiano, di cui siamo molto orgogliosi appunto di dare anche a lui il premio alla carriera, e Oliviero Toscani, anche lui fotografo conosciutissimo, con una mostra all'interno della manifestazione.